vedere la gente dormire beatamente, no? In qualsiasi posizione, in qualsiasi, anche in piedi alcune volte, li sentite anche russare. Questi anche perché sono molto stanchi, molti lavorano da mattina a sera, no? Ma ho vissuto a Osaka, per tornare a Osaka, Osaka è una città particolare, è la città del shobai, no? del commercio. E quindi, come in tutte le città commerciali, questo accade anche in Italia, la gente è più portata a parlare, no? E forse anche a fidarsi del prossimo. E quindi a Osaka ho chiacchierato spesso con gli anziani, in modo particolare con le donne anziane. Osaka Oba-chan, quindi la nonna di Osaka, è famosa in tutto il Giappone perché è una donna forte, una donna allegra, è una donna, sembra una teenager per alcuni versi, no? E quando si fa sedere una nonna di Osaka, tu sai che è una nonna di Osaka perché lei ti regala subito una caramella o un cioccolatino per ringraziarti. Questa è una cosa che fanno solo le nonne a Osaka. A Kyoto ho fatto la stessa cosa, non ho ricevuto mai caramelle o cioccolatini. Anche i giapponesi che hanno avuto la fortuna non solo di essere in Italia in qualità di turisti, ma anche come abitarci, studiare o lavorare, è l'eccezione che in Italia, no? Quindi quando un ufficio al comune sta per chiudere, orario di chiusura, e tu arrivi con qualche minuto, hai combattuto quel giorno per riuscire a prendere quelle 2 ore di permesso da lavoro, e chi lavora in ufficio ti guarda e dice ok, 5 minuti ce l'abbiamo, no? In Giappone questo non esiste. Le eccezioni non esistono. E sì, alcune volte è un bene, altre volte è un male. La cosa più positiva che ne vedo è nel Giappone, la tranquillità che i giapponesi riescono a trasmettere a chi sta attorno a loro anche nei momenti più difficili. Questa è una... Certo, immagino che costi molta energia non farlo, però... In che situazioni? Ma in situazioni dove noi ci faremmo prendere dal panico, comunque cominceremo ad urlare o, ecco, non so come dirlo questo, oppure... Per esempio, parlate dei treni, quando arrivano tutta sta gente si spinge, in Italia smanderebbero... Ecco, ad esempio, sì. E starsi piedi credo che sia il minimo in quei casi. Però nessuno ci fa caso, nessuno ti guarda male perché, insomma, fa parte del pacchetto sociale, no? Sì, questo c'è un po' più di tolleranza. Come al solito devo dire però che le più tolleranti sono le donne, no? Le donne. Una cosa che mi ha colpito è quando ci si siede e l'uomo e la donna, ecco, c'è una coppia dove l'uomo ti pesta un piede o ti dà una gomitata inavvertitamente, non è lui a chiedere scusa, è sempre la moglie a chiedere, o la compagna, o l'amica, o la collega. E niente, un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che non si interessano di politica, assolutamente, che assolutamente non... una volta ho partecipato a una demo, a una... dove contro, no, le centrali nucleari, quindi eravamo, no, all'indomani della tragedia, erano passati 3-4 anni da Fukushima, e una città grande come Osaka, quando mi sono presentato mi aspettavo di trovare almeno 100 persone e invece erano 11. Tra l'altro c'era solo un giovane che tra l'altro ascoltava musica e mi sono chiesto se davvero sapesse che cosa stavano facendo gli altri. E poi dei vecchietti, no? Che portavano dei cartelli molto composti, sembravano avviarsi, non so, ad un picnic più che... E c'era più polizia in borghese che...
diciamo che in Giappone vige una regola sociale che è quella che al prossimo bisogna dare il meno fastidio possibile. Quindi mi sono capitate delle situazioni che forse ai nostri occhi potrebbero sembrare paradossali, come in un treno, tra l'altro proprio a Osaka, una giovane donna in piedi accanto a me all'improvviso è diventata pallida, molto pallida, e ho intuito, ho sentito che lei stava per perdere i sensi. Anche io le ho chiesto se si voleva sedere e lei mi ha detto no, anche tutti i posti erano occupati. Io da buon italiano, non so, ma stavo per dire meridionale, ho chiesto ad un uomo che era risieduto e mi sembrava insomma sano come un pesce, ma facciamo sedere la signora, mi sembra che non si senta molto bene. Lui mi ha guardato, la signora subito ha detto no, non è vero, perché lui è ritornato nel suo mondo. E la signora dopo pochi minuti mi è svenuta tra le braccia e io me ne sono andato a terra insieme, no? E cadde come peso mosca, no? Me ne sono andata anche io a terra. Oh, nessuno che mi ha aiutato. Sono rimasto là, ma il tempo in quei casi è molto relativo, ma almeno un minuto e mezzo, che ho richiesto alla stessa persona, senta, mi può aiutare ad alzare? Ecco, aiutata la signora a rialzarsi, cioè, l'abbiamo fatta, sì, con questa... Per terra, sì, per terra, no? A che ho chiesto, no, lui mi ha aiutato, abbiamo fatto insieme sedere la signora, che nel frattempo si era un po' ripresa, e lui... Io volevo ringraziarlo, ma lui ha cambiato semplicemente vagone. Ecco, questo per me, è, non so come spiegarlo. Ecco. Ma io provengo dall'Italia, io no, sono italiano e so quanto possa essere difficile per un giovane, ma non solo, trovare un lavoro. Alcune volte dopo aver fatto un percorso lungo di studi, sacrifici e altro, no? Quindi, ecco, abituato a questa realtà, quando io invece mi sono accorto che moltissimi giovani in Giappone, subito dopo la laurea, quindi giovanissimi, 23enni, 24enni, entrano in una grande azienda e cominciano a lavorare con, mi sembra abbastanza facile, se io penso invece ai grandi peripli, no? Qui noi siamo abituati. Ecco, in generale in Italia succede che dopo che ti sei laureato non è sufficiente e quindi devi fare, per esempio, dopo essermi laureato non ho cominciato subito a insegnare, ho dovuto fare 3 anni di scuola, la SIS, per diventare insegnante, e dopo quei 3 anni però intanto era cambiato il governo ed era cambiato anche la legge, e quindi io non ho potuto subito cominciare ad insegnare come credevo quando mi ero iscritto alla cosiddetta SIS, che adesso credo non esista più. Il sistema, per esempio, gli studenti non fanno domande, ecco. Gli studenti fanno pochissime domande, questo lo vedo anche a scuola, dove fare una domanda all'insegnante è ancora, sembra ancora, no, dare fastidio all'insegnante, mentre quello è il lavoro più importante dell'insegnante. Soprattutto dire poi, quando non sa la risposta, scusatemi, questa non la so, cerchiamola insieme la risposta. No? Ho incontrato molti studenti universitari che mi dicevano che quando hanno dovuto scegliere, no, la materia, hanno scelto psicologia o politica, perché avevano un vago interesse in quel momento, o addirittura perché non sapevano cosa scegliere, e una valeva l'altra, tanto dopo il fine era quello di entrare in una di queste aziende. L'altra cosa che mi ha un po' sorpreso è sapere che molte delle donne che entrano poi nelle aziende lo fanno per trovare marito, perché l'azienda poi in Giappone si occupa anche di questi aspetti, no? Ma perché in quel caso lì era una giovane studentessa? Era una giovane studentessa. E perché pensi che aspettasse entrare in azienda per trovare qualcuno? Perché forse era più pratico, no? E anche, come si può dire, ecco,
entri in un'azienda, entri in un ambiente estremamente accogliente. Io ho avuto questa sensazione, dove stringi relazioni con i colleghi, e quindi stringere relazioni con i colleghi nasce un rapporto di fiducia, e ho la sensazione che, ecco, all'interno di un contesto dove ci si fida l'uno per l'altro, trovare un compagno per la vita sia la cosa più auspicabile per una donna giapponese.